Vangelo del giorno, sabato 1 maggio 2021. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità io vi dico, chi crede in me, anche egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. E qualunque cosa chiederete nel mio nome, la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Nel Vangelo di questo giorno, di questo sabato del primo giorno del mese di maggio, Gesù si identifica con il Padre suo. Chi vede me vede il Padre. Le opere che io compio mostrano il Padre. E questa verità che riguarda Gesù in realtà è una verità che riguarda tutti noi. Perché? Perché chi vede noi deve vedere Gesù Cristo. Le nostre parole devono rivelare Gesù Cristo. Chi incontra noi si deve incontrare con il Signore Gesù Cristo. E allora qui nasce un attento e necessario esame di coscienza che dobbiamo fare tutti. Io, in quanto sacerdote, chiamato a mostrare nella mia missione, nella mia persona, il volto e la persona di Cristo Gesù, e voi nella vostra vita, nella vostra missione quotidiana, nel vostro credo, il volto e la missione di Gesù. Chi vede me vede il Padre, dice Gesù, noi dovremmo dire chi vede me vede Cristo. E allora chiediamoci, ma davvero rendiamo visibile Gesù con la nostra vita, con le nostre parole, con i nostri gesti, con i nostri comportamenti? Questo è un esame di coscienza che dobbiamo fare. E poi Gesù ci dice una cosa: qualunque cosa chiederete nel mio nome, io la farò, perché il Padre sia glorificato in me. Allora dobbiamo chiedere tutto al Signore, ma dobbiamo farlo con una vita convertita e santa, e poi dobbiamo farlo con la fede nel cuore. La fede deve essere certezza che il Signore può, e la nostra vita deve essere un impegno di santità. Se io cammino tutti i giorni di immoralità in immoralità, consentitemi un'espressione, di schifezze in schifezze, come poi posso pretendere di chiedere al Signore aiuto? Allora prima chiediamo la conversione nostra, poi chiediamo tutto il resto. Cercate il regno di Dio e la sua giustizia, questo significa, e il resto vi sarà dato in aggiunta. Buona giornata a tutti.